Ciao, bentornato nel canale, sono Adriano e mi è venuta la voce da Louis Armstrong e allora ho detto perché non fare una canzone di Louis Armstrong, What a Wonderful World. Ho avuto questo abbassamento, questa raucedine, purtroppo. Ma nonostante questo non andrò a cantare la canzone, non ce la faccio. Ci sarà Ilaria a cantare la canzone. È un bellissimo brano che si presta molto in questo periodo natalizio, infatti è una canzone che restituisce molta serenità e per questo l'ho scelta per fare questo tutorial. Mancano, nel momento in cui sto pubblicando il video, mancano 2 giorni a Natale. Ho semplificato molto gli accordi, per fare questo ho alzato di un tono la canzone, la tonalità della canzone, quindi non andremo a fare in fa come l'originale, ma in sol. Accordi veramente semplici, ho utilizzato, sono andato veramente a stringere. Bene, non ci rimane che andare a cantare e suonare la canzone, dopo andremo a vedere gli accordi e poi l'arpeggio che ho utilizzato, un arpeggio veramente semplice. Troviamo un Sol maggiore che vado semplicemente a suonare premendo il terzo tasto della sesta corda e poi agendo sul blocco centrale. Un La minore settima, un Si minore, un Do maggiore, un Si settima, Mi minore. Poi a un certo punto c'è un Re diesis di settima maggiore che lo sono andato a suonare sulla prima porzione di manico, qui, quindi indice sul primo tasto della quarta corda e faccio un barré con l'anulare sulle prime 3 corde, sul terzo tasto.
questo accordo può essere suonato anche così. Oppure, volendo, ci spostiamo sul blocco centrale. Sentite le stesse note, possiamo suonare questo accordo anche qui. Poi un Re settima. A un certo punto ho inserito anche questo Do diesis semi diminuito, ma è vero, se riesci a farlo bene, altrimenti puoi anche evitare di farlo. Viene suonato dopo un Sol maggiore al posto di questo accordo. Puoi continuare a suonare il Sol maggiore per passare poi a un Do major 7 che troviamo nella canzone. Nella sequenza abbiamo un Sol, un Do diesis semidiminuito, un Re, un Do major 7 e un Re settima. Questi sono gli accordi. Quindi al posto di questo accordo suoniamo il Sol. Poi abbiamo un Re maggiore, un accordo semplicissimo, il Sol con al basso il Fa. Questo accordo viene dopo il Sol, quindi facciamo prima il Sol. Poi questo Sol con al basso il Fa, ovvero spostiamo dal terzo tasto della sesta corda, spostiamo, ecco, mettiamo l'indice sul primo tasto sempre della sesta corda e teniamo sempre le tre corde a vuoto del blocco centrale. Ultimo accordo, abbiamo un Mi settima. Il tempo ritmico della canzone è un 6 ottavi e vado ad eseguire sempre un arpeggio che andrò ad applicare ad ogni accordo. Facciamolo sul Sol maggiore. Il pollice va a prendere la sesta corda, l'indice la quarta, il medio la terza e l'anulare la seconda corda. Quindi andiamo con pollice, indice, medio, anulare, medio, indice. Questo sarà l'arpeggio che andrò a suonare su tutti gli accordi. Faccio lentamente. Se trovo l'accordo col basso sulla quinta corda, come per il La minore settima, vado a spostare il pollice dalla sesta alla quinta corda e faccio lo stesso arpeggio. Sono andato anche a rallentare un po' il ritmo della canzone. Uno perché sicuramente è più facile da suonare con un ritmo magari più lento e anche perché a una velocità minore, suonando il brano con chitarra e voce, sicuramente otteniamo un buon effetto. Ultima raccomandazione nell'arpeggio, se troviamo un accordo come il re settima, quindi quando troviamo il basso sulla quarta corda, ci spostiamo praticamente sulle prime quattro corde. Quindi il pollice va a prendere la quarta corda, l'indice la terza, il medio la seconda e l'anulare la prima corda. Bene, queste erano tutte le indicazioni per suonare il brano. Nell'aula privata andiamo a vedere come arricchire l'armonia, andando a inserire più accordi più inerenti alla versione originale. Ed in più andiamo a vedere anche dei passaggi in cui vado a riproporre i temi che si sentono nell'orchestra della versione originale, riproposti, quindi adattati sulla chitarra acustica. Questo è tutto. Se vuoi ci vediamo all'aula privata, altrimenti ci vediamo al prossimo video. Per sapere che cos'è l'aula privata e come puoi abbonarti, ti lascio il link qui sullo schermo, anche in descrizione. Potrai in questo modo sostenermi sul canale di Patreon. Raccomandazioni finali, se ti è piaciuto il video puoi lasciare un like. Se hai domande o dubbi inerenti a questo video tutorial puoi scrivermi nei commenti. Se invece vuoi continuare a seguirmi non ti rimane che iscriverti al canale e attivare la campanella. Ci vediamo al prossimo video.